Buonasera, buonasera a tutti, bentornati a rassegne notturniane come ormai da qualche mese a questa parte facciamo una volta al mese, parliamo di alcuni temi trattati sul mensile notturno che vi invito a comprare. Un mensile che ci fornisce cultura ormai dagli anni 90, quindi assolutamente non perdete. Andate in edicola, comprate notturno, mi raccomando, perché è la cosa più importante da fare. Stiamo aspettando chiaramente Davide Pulici per parlare oggi di alcuni temi, appunto ben quattro temi che fanno parte del mensile notturno. Ripeto, andate in edicola a comprare notturno. Sta per arrivare Davide. Ciao Eccomi, Davide. scusami, eccoci qua. Oh, Come stai innanzitutto? scusate, ma ero di corsa. Sì, no, riposati, tranquillo, vai tranquillo. Allora, come stai? Oh, Tutto bene, te tutto bene? insomma, sì, più o meno, Sempre in nero, grosso eh? modo. Perfetto. Eh? Sempre in nero. Sempre in nero, sì, sono come Tony Argenta, dopo ti spiego chi è, ma sicuramente lo sai, che si vestiva sempre di nero, quindi. Tra poco, infatti, ne parliamo, tra poco ne Tra poco ne parliamo. parliamo. Tra poco ne parliamo. Infatti, oggi avremo quattro argomenti. Partiremo con Alain Delon, perché è stato fatto un dossier bellissimo di tantissime Ti è pagine. piaciuto? Ti è Esatto. piaciuto? Sì, moltissimo, moltissimo, Male. moltissimo. Ovviamente molti film, devo essere sincera, a mia ignoranza non ho visto. Recuperali perché sono veramente belli quelli lì. Esatto. Veramente belli. Ottimi, ottima cosa. E poi ti dico che Ecco. anche c'è anche mamma, dice, io Alain Delon non mi piaceva tanto, io ero più fan di Belmondo, perché sai che all'epoca c'erano le due fazioni, no? C'erano le due fazioni all'epoca, Esatto. Bedel contro Adele, praticamente. Bravissimo, Belmondo contro bravissimo. Delon. Si sa, quindi mia madre che ha 80 anni, chiaramente, figurati, ah no, io più Belmondo è. Oggi è stato fatto, mentre leggevo uno degli articoli notturno, c'era mio marito da una parte, mia mamma dietro, e parlavano ovviamente, ah no, io era, mi diceva, a papà piaceva più Alain Delon, insomma, ci stavano gli scontri generali, Certo. come un po' Duran Duran e Spandau Ballet, insomma, più o meno stiamo là. Allora, Sì, insomma, più o meno quella è la strada. Allora, parleremo anche di un grande artista, bravi, poi parleremo di Diabolik, e tra poco ti dirò anche la mia, non mi sono piaciute alcune risposte del regista, cioè no, non mi sono piaciuto, non sono d'accordo. Ma l'hai visto? No, non l'hai ancora visto, No, ovviamente. no, io Non parlo l'hai di quello che ha detto visto. su Mario Bava, delle criticità su Ah, Mario sì, Bava, non ok, sono sì. d'accordo. No. E a Diabolik, Ma poi parleremo anche. Dimmi ho di già. visto che l'avevi in visione da poco, Diabolik, no? L'hai Sì, ho fatto un messo. rewatch. Sì, un rewatch. Hai fatto un rewatch, Un perfetto. rewatch e sono stata molto contenta di vedere i colori degli anni 60. Io sono innamorata un po' di quei colori, di quelle fotografie. Seppur mi piacciono i film sporchi, come le definisco io, non per forza corretti, che non seguono anche probabilmente il filone del fumetto, però mi piacciono molto, come la serie di Batman degli anni 60, quei colori, l'ho rivisti di nuovo insomma, in questo film di Diabolik, quindi io per me quel film sarà che l'ho visto Era poi da molto piccola. pop, Eh diciamo, per sì, l'epoca era veramente futuristico, un film vero, vero. ultra pop. Assolutamente, quindi oggi me la sono proprio rivista con gusto, veramente. E poi Bene. parleremo della autobiografia di Lamberto Bava e me la tengo per ultima come cosa, perché so che tu ci tieni anche tanto a questo, quindi è una cosa molto importante. Abbiamo avuto Lamberto qua che appena gli ho detto Davide e Mario gli si sono illuminati gli occhi, quindi sono molto contenta di Peccato che questa. non abbiamo ancora la copertina, però credo perché, come hai visto sull'ultima di Notturno, abbiamo messo due foto così. Perché stiamo anche insieme a Lamberto decidendo la copertina, ma nel giro di un paio di giorni dovremmo averla, quindi ci sarà. Perfetto, perfetto. Avrei voluto mostrartela stasera, ma proprio siamo ancora in fase di chiusura e quindi ancora non c'è. Non Però ti 2 o 3 giorni c'è. preoccupare. Allora, parliamo di questa Dimmi. figura, Mister Noir.
quasi lo chiamerei, no? Tra l'altro mi è piaciuta una bella frase proprio sul noir, no? Altro che polizieschi, no? C'è scritto in un articolo Sì. che il noir è No, duro. guarda, però facciamo chiarezza subito, nel senso che ho già abbastanza tanti nemici. L'altro giorno ho fatto una recensione di un film Oggi ti italiano. sfoghi, Davide, oggi ti faccio Sì, sfogare. oggi mi sfogo perché Vai, non ce la fo vai, più. vai. Allora, l'altro giorno, per farla molto breve, ho fatto una recensione di questo film italiano misteriosissimo che si intitolava Number One, che hanno trasmesso settimana scorsa su Canale 34. Oltretutto l'hanno trasmesso, ma inevitabilmente in una versione super macellata perché era un film vietato ai minori di 18 anni. A Torino è stato proiettato al Torino Film Festival e quindi non possono passare in prima serata, salvo che proprio li macellino. E Maglio l'ha visto al Torino Film Festival, ha visto alcune scene in più che c'erano. Vabbè, io ho fatto quella recensione, oggi mi massacrano ovunque perché sembra quasi che io abbia cioè il film, se mi consenti un francesismo, visto che parliamo di Delon, è veramente una cagata, ma proprio col botto. E allora dicevo che mi sembrava assurdo che alcuni avessero tirato di mezzo i polizieschi addirittura di Fernando Di Leo per una roba, ma massacrato in tutti i modi, mamma mia, ma c'è gente che scrive, perché poi si beano di queste cose qua, loro non gli devi toccare le loro macchinine, i loro caratteristi, queste cose, se glieli vai a toccare allora si incazzano, però obiettivamente era un film che non c'entrava niente col poliziottesco, cioè tantomeno con Fernando Di Leo, che è uno dei pochi che in Italia hanno fatto il noir. Per tornare al tema di Alain Delon, eccetera, perché quello lì era il cinema sicuramente più vicino a un certo tipo di noir, fai conto, alla Melville, Jean-Pierre Melville, stiamo parlando Certo. veramente di film. E quindi, appunto, per introdurre il dossier che è su Alain Delon, ovviamente non poteva essere su tutto il cinema di Alain Delon, perché è No, non è impossibile. Cioè. E possibile. Troppi film, allora mi sono purtroppo. detto, facciamo una cosa circostanziata al noir, che i francesi chiamano, però hanno un termine molto specifico per definirlo, lo chiamano polar. E il polar è molto difficile da spiegare che cos'è, è un noir, ma è anche un poliziesco, cioè, ma è proprio un tipo di cinema particolare loro, che hanno fatto i francesi, che ha una sua bellezza, secondo me, una sua dignità. E che non è assolutamente assimilabile ai polizieschi italiani, sono proprio due cose differenti. Il polar, fai conto, è un poliziesco dove però c'è questa componente, lasciami passare il termine, filosofica anche, c'è questa nostalgia, c'è questo spleen, c'è questa sensazione che è proprio tipica di quel cinema ed è la sua bellezza. E secondo me Alain Delon ha incarnato alla perfezione questo tipo di eroi, come dire, un po' tristi, un po' malinconici, un po' disperati anche se vuoi. Il noir, proprio per definizione, è un genere disperato. Non esiste un noir che vada a finire bene, devono andare a È finire vero, tutti male. è E vero, è vero. quindi, niente, l'ho fatto con molto piacere, anche perché, ti ripeto, il 99% dei film che sono citati, secondo me, sono davvero dei capolavori, cioè sono dei grandissimi film. Tu pensa alle Samurai di Melville, che in Italia hanno intitolato Franco Stello Faccia d'Angelo. Melville li avrebbe voluti ammazzare per questo titolo qua. Beh, quello è un film che tutti, secondo me, devono vedersi, devono recuperarsi, perché è davvero proprio un capolavoro. Ma così pure, non so, i Senza Nome, tanto per intenderci, dove accanto a Delon c'è addirittura il nostro Gian Maria Volonté, è un Grande volontà. Eh film straordinario, visto che è mancato da poco. sì. E poi anche, e così veniamo a quanto mi chiedevi prima a proposito del Nero, anche all'unico film diretto da un regista italiano che ho inserito nel dossier, necessariamente perché è l'unico film dove, diciamo, di questo tipo che Delon ha fatto con un regista italiano. Il regista italiano è Duccio Tessari, che si intitola Tony Argenta e che è davvero un film straordinario, ma bellissimo, cioè incredibile, secondo me, sullo stesso piano proprio dei capolavori di Melville. Sì. Ma poi tanti altri film, anche in chiave più divertente, per esempio Borsalino, dove
Tu li si citavi ricorda anche prima. parlando di mia madre, si ricorda anche mia madre, dice un bellissimo film, bello, 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 Ah beh, certo, perché poi loro due erano insieme, no? È il film che hanno fatto come insieme, Ben Alain Mondo, Delon certo, come e Ben Mondo. io li ho rivisti tutti e due, sia il primo Borsalino che Borsalino and Company, dove non c'è più Belmondo perché Belmondo muore alla fine del primo. Però, cavolo, sono veramente bellissimi, divertenti, ritmati, molto. Secondo me chi non conosce questo, ma credo che siano in pochi a non conoscere questi film, li dovrebbero scoprire perché sono veramente dei bellissimi film. Di Alain Poi io Delon. ho una passione per Delon, quindi secondo me Delon è stato probabilmente davvero uno dei più grandi attori del secolo Infatti scorso. era proprio questa la domanda, che cosa avesse rappresentato, che cosa ha, perché è ancora vivo, che cosa ha rappresentato Alain Guarda, Delon per il cinema francese internazionale? io credo che dire, come fanno molti, che il successo di Delon è dipeso soltanto dalla sua bellezza, al di là del fatto che quello è un valore oggettivo, perché quello è stato uno Quello degli ce uomini l'hai. più belli del mondo. Fernando Di Leo mi diceva, secondo me Delon incarna l'idea platonica stessa della bellezza, e aveva ragione, perché è così, era un uomo di una bellezza incredibile, ma ancora adesso è molto anziano, eccetera, però. Voglio dire, in quei film era assolutamente incredibile, ma non solo quello, secondo me era anche veramente molto bravo come attore. Non in tutti i film, magari in alcuni è riuscito a dare delle interpretazioni migliori, in altre meno, però cavolo, io mi fermavo a guardarlo anche nelle Samurai di Melville o nei Senza Nome, Esatto. oppure anche. Ma anche negli ultimi, in quel Polar che ha diretto lui negli anni Ottanta, tipo Le Battante, che in Italia è uscito come Braccato, dove ha fatto anche regista, tra l'altro, beh, era straordinario lui, Anche là è stato assolutamente. interessante negli articoli leggere che avete giustamente detto, insomma, negli articoli dove quando lui ovviamente si è messa anche alla regia, che alcune opere sono andate meglio, altre, diciamo, un Sì. po' più. Ma guarda, lui ha fatto un paio di regie in questo senso, che sono Per la pelle di un poliziotto e poi appunto Braccato. E io considero Braccato veramente, veramente un film bellissimo, straordinario, anche se lì è vero, e l'ho pure scritto questo, lui mitiga un po' quella sua parte dura e sembra che vada un po' verso i film più guasconi, tipo Sì, Belmondo, eccetera, no? Cioè, esatto. però lui in realtà ha, secondo me, quest'anima veramente da samurai, è un uomo solo ed è un uomo tendenzialmente cupo, Delon, per cui nei contesti brillanti funziona fino a un certo punto. In Borsalino funziona, però in Borsalino, per esempio, lui è la parte più scura della coppia, no? Mentre Belmondo è quello più solare, quello più smargiasso, eccetera, eccetera, lui ha sempre invece questo aspetto da tenebroso che secondo me fa parte della sua natura, veramente. Natura, e poi sarà proprio la sua chiave vincente nel cinema. Dico, Scusami? che sarà anche la sua chiave vincente nel cinema, il fatto di Beh, essere certo, sì, tenebroso, assolutamente. chiaramente, perché quella Ma tu è. pensa, l'hai visto, no? La prima notte di quiete di Quello sì, Zurlini, cioè, assolutamente. E lui era quindi quando poi incredibile. dicono anche la bellezza, e invece secondo me la bellezza, il fatto che lui era molto tenebroso, che era molto cupo, anche in alcune espressioni, lo ha reso, perché probabilmente adesso non so. Una persona meno piacente potrebbe non fare lo stesso effetto, invece così Certo, bello, certo. dai, dai, dai fondo, insomma, ecco. C'è una cosa che mi ha molto colpito, per esempio, non me la ricordavo, me la sono ricordata proprio andandomi a rileggere un po' di cose per questo dossier. Per esempio, quando Melville, che voleva da tempo fare un film con lui, no? Lo prese per fare il Samurai. Ci fu questa lettura, no, a casa di Delon. Poi Delon è uno che non ama molto le sessioni di sceneggiatura, quindi però accettò questa cosa. E dopo circa 4-5 minuti che l'altro gli stava leggendo questo script, lo fermò e lo invitò a seguirlo praticamente. Il film in originale si intitola Le Samurai. Lo invitò a seguirlo nella sua stanza da letto e Melville scoprì che Delon aveva una stanza da letto essenziale proprio alla Samurai, con una lancia, un letto giapponese, questa cosa, no? E fu lì che lui disse: "Io lo accetto, non ho più bisogno di sentire, di Certo. arrivare fino alla fine dello script.
Voglio fare questo film e infatti poi è straordinario dentro le samurai, è magnifico. Certo, assolutamente. Due parole conclusive su Alain Delon, Davide. Ma due parole conclusive, io direi che appunto è un regista che non, anche un regista, ma un attore che non ha bisogno di riscoperte, nel senso che poi il culto di Alain Delon è. Io sono iscritto su Facebook a 4-5 gruppi di fan di Alain Delon, sono straordinari perché le cose che non tirano fuori. Quindi intorno a lui è diventato un mito, parliamoci chiaro, è diventato più che un'icona, un mito. Quindi io, ripeto, invito quelli che magari non conoscono tutti questi noir a recuperarli. Sono Tra l'altro ce ne sono. tantissimi, sono tantissimi Sono veramente. tanti, ma guarda, in questo momento, tra l'altro, ho notato che ce ne sono molti. Se uno va su Rai Play, siccome sono tutti i Vero. film che poi in Italia sono diventati della Titanus, su Rai Play ne trovate un sacco, il Tutti, figlio dei vero? gangster, Tony Argenta stesso, ma tanti altri. Quindi li potete recuperare anche facilmente lì. Sono veramente straordinari, secondo Intanto vi ricordo che tra poco parleremo del nuovo Diabolik e non solo del me. nuovo. Questa è la copertina di Notturno che vi ha già fatto vedere Davide. Andate in edicola a comprarlo perché c'è anche un'intervista ai fratelli Manetti per quanto Sì, riguarda noi abbiamo fatto Diabolik. l'intervista perché ancora non avevamo visto il film, quindi poi per una questione di tempo il film esce domani, mi pare, oggi o Domani, 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 domani. e quindi non era possibile vederlo. In realtà Manlio l'aveva visto, ma siccome Manlio poi bisogna ciuffarlo per i capelli nel poco tempo che ha, è già tanto che abbia fatto questa intervista ai Manetti, e niente, quindi sono anche molto curioso di vederlo il film, Esatto, tra perché... poco ne parleremo. Un grande come Alain Delon, un grande personaggio, attore, una grande persona sicuramente, con i suoi pregi e con i suoi difetti. Adesso un grande film, sono contenta, anche se è un piccolo trafiletto, ma tanto so che sicuramente voi di Notturno, se ho perso qualche numero in passato, ne avrete parlato già ampiamente in altre occasioni. Stiamo parlando di Freaks del Sì, Groninger, 1932. Un capolavoro che però è stato, Groninger. probabilmente l'ha portato quasi alla rovina il regista, non lo voleva più nessuno. Un film Certo. che praticamente al popolo, diciamo, italiano è giunto negli anni Ottanta, perché sì, c'era stata una cosa, no, in una cineteca, come ho letto anche, però insomma al grande pubblico è arrivato negli anni Ottanta grazie Certo. al grande Enrico Ghezzi. Quindi pensate un po' quanto questo film ha fatto scalpore negativo, ho sentito critiche negative, ho letto critiche negative dell'epoca, ma anche mica tanto dell'epoca, anche al giorno d'oggi dove avete sfruttato persone Sì, beh, polemica. certo, sì. Insomma, è veramente successo di tutto. Che cosa ha rappresentato Freaks nel 32? Era troppo avanti il film, Davide? Ma io credo che, allora, molto spesso noi che chiamiamo un certo tipo di cinema ci balocchiamo un po' con questo concetto dell'estremo anche, no? Tante volte parlando di film, diciamo, ah, è un film estremo, è un film oltre, è un film... Io credo che Freaks sia stato veramente il prototipo di tutto quello che si può definire estremo come, come dire, provocazione, ma provocazione anche intelligente, come stimolo, come possibilità di riflessione su un tema in senso lato che è quello della diversità, perché mi pare che qui non dobbiamo perimetrare la cosa dicendo, ah beh, ha preso gli uomini mostri e li ha messi lì, o... No, sarebbe troppo no, riduttivo. è naturalmente una riflessione, secondo me, una provocazione in senso lato proprio sulla diversità, anche sulla possibilità di integrazione e sulla difficoltà dell'integrazione. Io credo che il valore di Freaks sia rimasto immutato nel tempo, sia ancora oggi un pugno nello stomaco quando lo vedi, ma ripeto, non è tanto per la fenomenologia, cioè per quello che tu vedi. Cioè gli esseri mostruosi, Freaks, eccetera, ma è proprio anche per il concetto che è sotteso al film. E quindi, come tale, è un film, appunto, tu ricordavi, ha dato fastidio a un sacco di persone. Quando i film danno fastidio in questo modo, vuol dire che vanno a toccare qualcosa di Delle profondo. sensibilità. Adesso, certo. Quindi credo che al di là di tutte le come dire, i filosofemi che si possono fare sul film, anche
come dire, la sua poeticità, il suo lirismo, eccetera, eccetera, ma proprio il valore sia sempre stato questo, cioè è una provocazione incredibile ed è uno stimolo a riflettere proprio sulla diversità in senso lato. Quindi credo che sia davvero uno dei pochi esempi di film il cui valore è inalterato, cioè se io lo vedo oggi. Mi arriva e mi colpisce. Come si dice, è invecchiato bene. Sì, è invecchiato, ma secondo me non è affatto invecchiato, nel senso che è una specie di ecco, prima parlavo di idee platoniche, no? L'idea platonica della bellezza, quella è un'idea platonica in qualche maniera di un cinema che riesce a provocare delle reazioni molto profonde. Cioè, e a stimolare ovviamente poi anche una discussione, un dibattito, il famoso segue dibattito di cui si parlava negli anni 70, a proposito proprio del tema della diversità in senso lato. Per dire, Credo stavo che leggendo che in Gran Bretagna è stato vietato per 30 anni, cioè sì, non è arrivato prima di 30 anni, una cosa certo. Ma assurda, non sai, è? poi gli inglesi hanno una censura, anche si potrebbe stare i videonasti, queste cose qui, c'è tutta una letteratura, voglio dire, sulla inconciliabilità di un certo tipo di cinema rispetto agli inglesi. Però anche Stefano Loparco, proprio in questo numero di Notturno, ha parlato un po', tu lo ricordavi prima, di questa tradizione europea in qualche modo di Fritz, no? Cioè, sottolineando come ci siano voluti anni, decenni, perché un film del genere poi tornasse fuori, fosse vedibile, fosse conosciuto da tutti. Quindi credo che comunque sia, ha fatto delle belle lotte anche quel film rispetto alle. Assolutamente, e devo dire che è stato coraggioso, ripeto, anche Tom Browning, che alla fine veramente ha quasi visto, non dico fallire la propria carriera, ma insomma ha avuto veramente dei Beh, ma grandi sai, blocchi, no? tutti questi registi che, come dire, hanno avuto la capacità di arrivare così a fondo e di premere l'acceleratore, di affondare il coltello, usiamo le metafore che preferiamo, poi sono sempre stati considerati un po' fuori dal coro e quindi hanno sempre avuto vita difficile. I più grandi provocatori al cinema hanno sempre avuto vita molto, molto complicata, molto difficile. E quindi Todd Browning è un po' il maestro di tutti da questo punto Intanto di saluto vista. Claudio Lattanzi, che ho visto che è entrato. Ah, Allora, Claudio. eccola là, Con Claudio. Claudio stiamo preparando una bella sorpresa, Lo della so, quale non tra posso l'altro sarà in dire diretta con noi niente. a gennaio, Claudio, quindi insomma ci racconterà. Poi Ecco, vediamo allora ti dirà. se vuoi esserci pure tu, ne parli con Claudio, se facciamo una diretta a tre, eh. Bello, beh, sarebbe bello Ti anche. racconterà lui che stiamo preparando un po' di cose interessanti. Molto Ecco, interessante, mettiamola sì, così. mettiamola così, poi lo diremo al tempo giusto. Allora, Ma ti disturba vederlo, Fritz? Cioè, se tu lo vedi, allora hai. Che dovrei rivederlo. reazioni hai? Io l'ho visto proprio, credo, insomma, tantissimi anni fa, mi dietro ovviamente con le famose parti tagliate che credo siano andate addirittura perse, non si sono mai ritrovate, quindi credo che siano andate perse le parti mancanti. Almeno così dicono molti siti anche. Alcune parti sì, però devo essere sincera, non più di tanto. Devo dire che ho visto cose più disgusto sempre. Anche poi il disgusto nei film diventa molto soggettivo e personale, sinceramente. Cioè, per esempio, un Martyrs mi ha colpito un po' di più, ad esempio. Cioè, la pelle sollevata mi ha colpito un po' di più. A Quindi voglia. dipende anche dalle sensibilità. A molti, un saluto a tutte e due, ci dice Claudio. Ciao Claudio. E quindi questo, e quindi lì dipende dalle sensibilità. Qualche cosa mi ha dato fastidio, però devo essere sincera, cioè, non più di tanto, non più di tanto. Forse ho capito anche il messaggio che voleva un po' dare il film, sinceramente, Beh, perché mi certo, piacciono molto i film totalmente. veritieri, provocatori. E ricordiamo sempre in che epoca è andato Fritz, Certo, che era gli anni certo. 30, cioè ho detto tutto. Infatti, era anche l'epoca nazista, hanno vietato, figurati. Hanno vietato che il film, anche i nazisti dell'epoca vietarono completamente in Germania il film, quindi c'era proprio tutta una struttura. Certo, chiaro.
Ovvio. E, Davide, quello ti volevo chiedere per chiudere anche su Fix, ci sono Dimmi. stati film nel corso dei decenni, degli anni, che non dico che possono essere paragonati con un messaggio a quello che voleva dare Fix, ma in qualche modo che puoi Che hanno avuto accomunare. questa stessa potenza di provocazione in qualche modo? Beh, sai, mi viene da dire molto banalmente, e lo cito perché è un film al quale sono molto legato, per me è il Salò di Pasolini. Il Salò di Ah, ecco. Pasolini è un altro di quei film che molta gente non riesce a vedere. Molte Vero. persone che conosco mi hanno confessato che non riescono ad arrivare alla fine. E li capisco perché io la prima visione che ebbi di Salò di Pasolini al cinema fu una roba sconvolgente. Io non riuscii a dormire quella notte. Mi sentivo in colpa di aver visto un film del genere. Effettivamente, un E po' duretto. poi col tempo ho imparato, non so, anche perché l'ho rivisto un sacco di volte per ragioni mie di studio, pippe mie strane sull'identificazione dei vari personaggi, dei vari attori. Però devo dire che Salò, ecco, Salò è un altro di quei pugni allo stomaco che se dovessi citare un film, direi Salò. Poi hai ragione anche tu perché Martyrs mi ha messo a disagio quando l'ho visto. Martyrs è un L'ho altro di visto una quei volta e io film. sinceramente non riuscirei a rivederlo. Devo smetterlo, non riuscirei a rivederlo. È fortino Martyrs, è Un fortino. Il remake l'hai visto? po' fortino. L'ho visto, però non. Vabbè. No, No. sì, vabbè. Sono gli scherzi che fanno gli americani, no? Che No. tirano E fuori, ogni fanno queste volta è su cosette The Ring, è uguale. È su, ogni volta che esce un film è su Lasciami Entrare, che per me è un capolavoro, cioè scandinavo, e ci devono rifare i remake. Ma insomma, qua. cioè, Lo non c'è so. fine al peggio. Non c'è fine al peggio. Vabbè. Comunque, Che ti no, volevo Salò, chiedere? ti posso citare Salò, ecco, Salò, ma potrei dirti, che ne so, un altro film, sto pensando, un altro Ma per film esempio, che ha... perché ogni volta che sul gruppo vengono pubblicati, sul gruppo di Orrore su Facebook, noi abbiamo, ci sono dei film io a cui devo togliere i commenti, perché altrimenti se ne dicono di santa ragione, che ti dico alcuni titoli, quelli che mi ricordo. Cannibal Dimmi. Holocaust, perché arrivano gli animalisti, Vabbè. Gli però per animali, quello, le balle, le cose, ah, vabbè. maledetti, è uno, Martyrs è due, un altro film, The Human Centipede, è un altro. Ah, Film sì. film per malati, roba del genere. Cioè, ci sono dei film che un po' sconvolgono l'animo, cioè che io devo sempre disattivare, quasi sempre disattivare i commenti su questi film. Ti capisco? No, beh, so che la tradizione legata alla tradizione di Cannibal Holocaust, poi, visto che parliamo appunto di un film di Ruggero, ma su quello credo che di Cannibal si sia detto tutto il contrario di tutto, resta comunque un film epocale per quanto mi riguarda perché c'è un prima o un dopo Cannibal Holocaust, questo al di là di tutte le discussioni che si possono fare, ha ucciso la È vero, è vero. tartaruga, ha ucciso il porcellino, eccetera, eccetera. Ma voglio dire, sicuramente Cannibal è da un po' che sto pensando di scriverci, sto cercando di convincere Ruggero a scrivere insieme a me il romanzo di Cannibal, perché Cannibal merita veramente, è un film pieno di ansie, di cose, pieno di cose ancora da scoprire, Senti, nonostante che si sia pensi? Un detto. altro film che devo sempre chiudere i commenti, di Serbian Film. No, io lo detesto. Mi ha sempre dato fastidio quel film. Cioè, non mi permetto di Non so dire, di perché il film è stato giudicarlo. fatto semplicemente per essere, per far parlare di sé, punto. Ma sì, ma fondamentalmente fu così. Ecco. Cioè, era, come dire, se ci mettiamo lì io e te e decidiamo, diciamo, vabbè, scriviamo qualcosa che poi messa su pellicola farà, o me, su pellicola una volta, che messa su schermo farà discutere, eccetera. Ma che cazzo ci vuole? Cioè, 10 minuti scriviamo il peggio che ci può venire in mente, Ma lui non ho ha la stessa fatto sensazione così. quindi anche a te questa cosa, vedi che a Ma molti ha dato sì, ma una fastidio. stronzata. E poi anche lì, il problema lì è che noi abbiamo a che fare anche con devo dirlo perché molti li ho conosciuti, con tutto un gruppo di, come dire, di fanatici, definiamoli così, dell'horror estremo.
che secondo me non hanno la capacità di discernere tra le cose valide e quelle non valide. Cioè, sono quelli che basta che vedano le cose estreme e si fanno le pippe su questo. Non funziona così. A Serbian Film mi diede l'impressione, lo scrissi anche, credo, scrissi un editoriale su Notturno dicendo che io mi rifiutavo di andarlo a vedere perché sapevo comunque che mi avrebbe dato fastidio e sapevo anche che non mi avrebbe dato nulla, come poi in effetti è stato. Quindi no, questo pollice assolutamente in basso, no, se anche lo distruggono domani quel film non me ne frega niente. Se distruggessero Cannibal Holocaust, come volevano fare all'epoca, lo volevano bruciare, beh, questo mi darebbe più fastidio, sicuramente. Bene, sono molto contenta che hai detto che vuoi farci qualche cosa su Cannibal Holocaust, in qualche modo ribaltarlo se mai ce ne fosse bisogno. Sto cercando di convincere il buon Ruggero, il quale sta terminando di scrivere la sua biografia, speriamo che lo faccia in tempi brevi, e poi lo volevo coinvolgere in qualcosa su Cannibal. Perfetto, ci siamo. La copertina è tutta sua. Diabolik. Domani uscirà al cinema questo, insomma, dei fratelli Manetti Bros, fumetto invece delle Giussani, delle sorelle Giussani che non ci sono più, quindi sempre sorelle, fratelli, Sempre sorelle erano. esatto, si passano no, di famiglia in famiglia. Allora, ovviamente io ancora non l'ho visto. Tra l'altro la recensione per quanto riguarda Ore d'Orrore da appassionati, lo ricordiamo da semplici appassionati, la farà uno dei miei editor, non la voglio fare nemmeno io, non mi ci voglio sporcare le mani senza il supporto qualitativo, lo dico immediatamente perché so, essendo molto legata purtroppo a Bava, rischio di non essere obiettiva, cosa che lo sono sempre, ho sempre cercato di essere, però ovviamente ho detto ai miei editor, no, lo fai tu, io non lo faccio. Quindi questo Bene. è... Quindi, però, mi potrebbe piacere anche tantissimo, ma non sono pentita di non fare la recensione perché è giusto che sia così. Sono troppo attaccata a quello di Mario Bava, a prescindere se mi piaccia o no quello dei Manetti Bros, che tra l'altro io stimo tantissimo, veramente. Allora, come pensi possa essere? Tu l'hai già visto, Davide? No, Non l'hai io visto? non l'ho Come visto. pensi Ti possa dicevo più. essere? Guarda, mi fai una domanda da un Dal milione di dollari. trailer, non lo so, dagli attori scelti, sai, delle riserve su qualche attore. Dunque, allora, secondo me più che il discorso degli attori bisognerà capire, perché L'impostazione. allora, il problema è sempre quello. Quando tu hai a che fare con queste figure così, come dire, mitizzate, Esatto. Diabolico, diabolic, come pronunciava Pierpaolo Capponi nei Diamanti Esatto, col Sporchi di fantastico Sangue, il non si Diabolik, sa. quel bellissimo poster. Non l'ho Sì. mai visto quella scena, fantastica. Diabolik è Quello è fantastico, un po' alla fantastico. Totò, un Ma po' alla Totò. un po' la Totò. No, io credo almeno le loro dichiarazioni di intenti, perché poi in questa lunga intervista che è stata fatta da Maglio a loro spiegano abbastanza chiaramente qual è stato l'approccio. Anche la volontà, mi pare di capire dalle poche recensioni che ho letto, perché qualcuno ha visto le anteprime, mi pare di capire che comunque questo modo di fare cinema che in qualche maniera cerca di ricollegarsi a un passato, che era appunto il Ecco. passato degli anni 60, eccetera. Molti l'abbiano riconosciuto. Poi, in realtà, a me queste critiche demolitive a proposito del ritmo, di queste, voglio vederlo il film prima di giudicare, perché Certo, non lo certo. so. Non ho preclusioni per gli attori, nel senso che Marinelli mi pare sia valido. Lei è una grande attrice. Grande anche tutto il resto, insomma, cioè, mi pare che sia buona Sì. almeno a vederla, cioè tu pensi è vacante come anche l'hanno truccata, l'hanno messa, eccetera, eccetera. Tutti parlano molto bene, più che di Marinelli, di Mastandrea addirittura, dicendo che è un ginco, lì loro sono andati in controtendenza, cioè hanno fatto, ma lo dicono anche nell'intervista, hanno fatto in qualche modo il personaggio a contrasto, no? Cioè tu, Mastandrea, con la sua romanità, eccetera, eccetera,
Non te lo immagini come Ginko, cioè, io me lo immagino Ginko, me lo sono sempre. Io non sono un grande appassionato di fumetti, ma per il poco che ho letto di Diabolik, Ginko lo immaginavo sempre come un personaggio un Però po' all'inglese. nell'intervista ho Sì. trovato una contraddizione nei fratelli Manetti, perché quello che tu dici loro lo dicono nell'intervista, no? Abbiamo rischiato su quell'attore, tant'è che non è propriamente, no? Quello è. In fondo sono i stessi rischi, però si è preso anche un po' Mario Bava, pur essendo molto più liberamente ispirata a Diabolik rispetto a Beh, loro, sì, ma come in dicono. Però effetti anche è. Mario Bava si è preso i suoi rischi, no? E certo, Cioè, lui Tania, è un però tu sai attore. benissimo, e certo, tu sai benissimo che una delle ragioni per cui le Giussani odiarono forse troppo, ma insomma non apprezzarono più di tanto Esatto. il Diabolik di Bava era per il personaggio di John Philip Law, che non lo vedevano nel ruolo di Diabolik. Sai, è molto difficile. Secondo me, quando, cioè, dovresti trovare o Tra l'altro non qualcuno. piaceva nemmeno a Mario, il No, protagonista. Esatto. vabbè, poverino John Philip Law, cioè, adesso, tutto il bene che gli si poteva volere, ma Però era quello che era. ho letto, dimmi se insomma confermami che hanno avuto parecchi contrasti, perché lui non era proprio soddisfatto assolutamente del ruolo che lui Io non voglio aveva. dire che John Philip Law fosse un cane, però voglio dire, non è che non era Delonna, non era No, Delonna. assolutamente no. Tu pensa, Tania, cosa poteva essere all'epoca un Delon Diabolik? Cioè c'era, Fantastico. guarda gli occhi, le sopracciglia, questo Fantastico nel taglio. atteggiamento, era lui, era incollato perfettamente. Perché poi stavo parlando anche con una Dopodiché. mia editor, è giusto. Diabolik dovrebbe essere un attore che anche quando tu lo vedi nelle interviste è uno stronzo. Cioè, è un po' Sì, quello che ti sta certo. antipatico come quando dice una cosa bella. Cioè, uno un po' stronzetto, capito? Deve essere un po' l'attore. C'è da dire una cosa, ti ripeto, torniamo al taglio degli occhi. Non è che il problema, almeno io, ti ripeto, poi devo giudicarlo all'interno del film. Vedendole sulle foto, Marinelli non c'ha lo sguardo da cattivo. Diabolik è un cattivo, non è un buono. Cioè, che poi l'abbiano voluto, come dire, in qualche maniera idealizzare come eroe, cioè, è un cattivo, Lo sai io è che ci avrei uno visto che. bene? Chi? Ad esempio, un attore che per esempio che io non è che apprezzi tantissimo, devo essere sincera, però forse siccome mi sta antipatico da morire proprio per questo, forse l'avrei visto bene. Un Alessandro Preziosi. Lo so che adesso ti si torcerà Vabbè, sì, l'intestino. no. Ma no, ma Che è sai. proprio antipatico, secondo me, per qualsiasi cosa dice, proprio lui risulta antipatico a prescindere. Sì, E in sì. epoca, se fosse stato ancora vivo e giovane, io ci avrei visto bene come vacante, però. E vacanze aveva una bella Virnalisi che secondo me aveva degli occhi, ovviamente da giovani chiaramente, non perché Miriam, brava, bella, però probabilmente gli manca quel mordente, secondo me, a livello parlo estetico, non di film, caratteriale. Mi prendo le responsabilità di quello che dico. Ma sai, Tania, il problema è che sì, tu apri un dibattito, un discorso sulla bellezza attuale che non è paragonabile con la No, bellezza certo. del passato. È vero, è Passato, vero. vero. Perché oggi, detta con tutta la banalità di cui sono capace, è che bene o male si somigliano quasi tutte e tutti. Cioè, sono tutti molto intercambiabili. Cioè, un Delon oggi non viene fuori, non c'è, non No. esiste. Ce ne sono molti che sono carucci, carini, eccetera, eccetera, ma non con quella. Con quella. E lo Ma stesso anche vale quella per cultura dell'attore che c'era prima, oggi non c'è più. le. Certo, Non c'è più ovviamente, proprio. questo sì, questo assolutamente sì. Ciò detto, ti ripeto, io. Boh, la loro intervista pone, secondo me, dei problemi interessanti anche sul modo in cui hanno approcciato proprio il film. Poi mo stanno a girare al 2 o addirittura già al 3, prima Sì, ancora di sapere. perché esatto, la casa di produzione appunto ha già messo in serbo altri due capitoli, quindi insomma Con si un altro immagina. Diabolik, con un Si altro immagina, tra Diabolik, l'altro che non sarà va contro Magnelli. Spider-Man, va contro Spider-Man al cinema. Sì. Sì. Un'altra cosa, non se ne può più, tra l'altro, anche non lo dico in maniera basta.
Siamo in due, non farmi parlare perché sennò mi Ma manco mettessero eroi, anteroi, supereroi nuovi, sempre gli stessi, anche basta. Ecco, non ce la facciamo proprio più. fa quelli il pubblico dei cosi vuole questi e questi gli Tra l'altro non danno. so se il posto adesso, non so, non ho visto i dati del botteghino, ma non credo che Eternals sia andato, sarà post-Covid, non è che è andato come i precedenti, credo. Non credo sia andato come i No, precedenti. infatti c'era Immagino. il problema di qualcuno che diceva, va bene, però se guardate come è andato Eternals e come è andato il povero Freaks Out, c'è cioè, anche lì, sai. No, non lo so, io mi auguro che un film italiano possa avere successo. In questo periodo avere successo non so esattamente cosa significhi, perché in Esatto. sala... La sala quella è, cioè è inutile che stanno a fare le capriole, i salti mortali, ma forse la sala adesso è questa, in una situazione del genere. Ritorniamo ai discorsi precedenti fatti e te, Davide, sul Adesso, per cinema, il forza, futuro del cinema, via dicendo, forza, tra l'altro. forza. Quindi mi auguro che poi faccia la sua strada, perché adesso i film hanno tutto un, come dire, un percorso che non si limita alla sala e che quindi possa avere successo. Devo vederlo, voglio vederlo, cioè ti ripeto, mi sarebbe piaciuto venire preparato, ma non avevo la A te possibilità piace materiale. lo stile cinematografico di Manetti Bros? Sincero, Sì, onesto. dipende dai film, cioè dipende dai film, non ti posso dare una risposta univoca, però tendenzialmente hanno un loro stile che è riconoscibile. Credo di aver capito che comunque in Diabolik questo stile sia un po', come dire, sia stato un po' mitigato, cioè che non siano andati nella loro solita direzione, ma si siano un po' forse tenuti, ma necessariamente, perché comunque sia. Sai, poi loro hanno sempre fatto dei film molto eccentrici, questo gli va riconosciuto, dei film. C'era quello con l'extraterrestre, come si chiamava? Quello era bello, Sì, mi era piaciuto sì. moltissimo, eccetera. Poi, vabbè, qui sono di fronte, tra virgolette, a un colossal, anche come immagine, anche come personaggio, quindi mi Devo dire aspetto che di vedere. anche rispetto ovviamente al film di Mario Bava degli anni 60, già anche dalle colonne sonore si capisce la diversità, si passa da Ennio Morricone a Manuel Agnelli insomma, degli After Hours, quindi già anche dalla colonna sonora credo che c'è un'impronta diversa, quindi mi aspetto veramente di tutto, perché tra Ennio Morricone e Manuel Agnelli c'è l'abisso veramente, cioè, quindi Lo so, però dobbiamo vederlo e poi giudicheremo. non puoi Tania, che te devo giudicare. dire? Io non voglio sbilanciarmi, voglio sperare che sia un bel film, ma lo voglio sperare per il cinema italiano, perché comunque loro fanno il genere anche, questa è una cosa che me li rende simpatici, cioè fanno il genere, producono il genere, hanno prodotto Misischi, hanno prodotto Mostro della l'Infinito cripta. e il Mostro della Cripta, quindi si muovono in questo contesto e quindi non possono che avere il nostro applauso in Tra l'altro un bel quanto... film, visto che parliamo di Misischia, che è stato anche qui ospite, un bel film Mostro della cripta, non me l'aspettavo, invece è stata una bella sorpresa, una comedy però molto, molto bella, anche intelligente devo dire, oltre che ovviamente tornare nel passato, nei famosi anni 80, però è stata anche molto divertente, molto bella, no? Davide. Sì, assolutamente. Ma io avevo apprezzato anche il primo di Misischi all'Inferno Fuori, quello dell'ascensore, eccetera, eccetera, che era The End. piccolino come film, ma comunque funzionava, era centrato. Per cui sono tutti semi che anche loro, bisogna dire, hanno gettato, perché sono anche degli sponsor per altri registi, per altri giovani autori. Quindi ben vengano, io adesso sono molto curioso e quindi al più presto me lo vedrò. Davide, c'è ancora uno Diabolik. spazio, visto che sei, ovviamente stiamo parlando in questo momento anche dei nuovi registi italiani, horror, fanno horror, thriller, noir, c'è spazio ancora. Secondo me sì, il problema è che i progetti che io vedo
quelli dei quali ho conoscenza sono tutte cose abbastanza, mi dispiace dirlo, molto, molto asfittiche, molto stereotipe. Non c'è nessuno che abbia, Viste, riviste, almeno. un po' ritrite. Sì, sono sempre le solite menate, cioè non riescono a fare un salto anche qualitativo dal punto di vista proprio delle storie, banalmente. È vero che oggi uno mi può dire, cazzo, siamo nel 2021, ormai tutte le storie sono state raccontate, ma è vero e non è vero. Vedo un po' di ripetitività, non che manchi il talento, ma probabilmente manca proprio lo spunto, la fantasia per cercare di fare qualcosa di un po' differente. E qui, quando parlerai con Claudio Lattanzi, ti dirà quale sarà allora il salto quantico, non dico quantitativo, ma qualitativo, ma dico quantico, che potrebbe avvenire il prossimo anno con un progetto che è lì che sta bollendo in Abbiamo pentola. tutti quanti progetti per il prossimo anno, Davide, qui a questo Sì, si vedi. punto. Che poi, tra Giusto, l'altro, vero? Lattanzi ce l'ho proprio nel giorno in cui farò, insomma, si farà proprio l'annuncio. Sono molto contento. Io gli ho detto in Fantastico. privato proprio, quindi sarà fatto l'annuncio con Fantastico, fantastico. lui. Se vorrai anche con te, insomma, ne parlo con Claudio. Quindi sarebbe Ma ben secondo me davvero volentieri, Tania, assolutamente, figurati, interessante. certo. Più che E volentieri. ci siamo. L'autobiografia di Ci siamo. Lamberto Bava. Lamberto Bava, che io amo profondamente, come il papà amo il figlio. Io sono dedita alla famiglia Bava e anche al nonno Eugenio, che anche a lui, Eugenio, che buon certo. portito del Ma mare, come guarda. no, anche il nonno ha fatto grandi cose, ricordiamocelo per favore. Allora, Lamberto Bava, Allora, l'autobiografia, parlaci un po' di questo progettone. è un progettone che molto semplicemente è nato dal fatto che Lamberto, sapevamo che stava scrivendo la sua biografia e quindi gli abbiamo messo, come si dice, un po' il fiato sul collo, gli abbiamo detto ma perché non la fai con noi? C'è la possibilità di fare una cosa grossa e sicuramente uscirà una cosa grossa, è uscita una cosa grossa. E niente, è la sua storia, ma la sua storia a partire da quando era bambino, quindi è pieno di aneddoti legati appunto sia a Eugenio che a Mario, e poi film per film lui racconta tutti i retroscena, tutte come dire, i segreti e i misteri legati a Poi ne abbiamo questa parlato sua con carriera. lui, no? Ne abbiamo parlato con lui, l'ho detto anche nel corso di un'intervista all'interno del docufilm Per Horror Intendo di Paola Settimini, che lui è dedito, molti conoscono ovviamente per Demoni, Demoni 2, va bene, ma lui è dedito al fantasy. E infatti lo E dimostra beh, come un per forza, fantaghiro ma in perché, tanti anni. e beh, certo, ma perché diciamocelo chiaramente, il grande botto è avvenuto proprio con i Fantaghirò, cioè Fantaghirò è stato un colpo di genio in quel Era momento, ha per avuto un tutti, no? successo. Per la famiglia, per i ragazzi, in qualche Ma modo. sì, perché non era appunto un discorso di fiaba, di fantastico, però come dire, strutturato anche molto intelligentemente, pieno Vero? di, cioè, le pietre che parlavano, la pietra È torna rimasto indietro. scioccato quando Davide è rimasto scioccato quando gli ho detto va bene Fantaghirò, ma io quando ero piccola, solamente Desideria e il sorriso, il pupazzetto che c'aveva si è messo a ridere. È rimasto No, scioccato. ma infatti lui molto spiritosamente dice: quando morirò, il più tardi possibile, eccetera, tra 200 anni, mi piacerebbe che sulla mia lapide scrivessero: qui giace il regista di Demoni, Fantaghirò e altri film, perché sono le cose fondamentalmente che definiscono. Demoni è stato un film epocale, è un film, come dire, una specie di zenith raggiunto dall'horror italiano in quel momento, a metà degli anni Ottanta, e Fantaghirò ha avuto un successo assolutamente strepitoso, straordinario. Ne Strepitoso. hanno fatti quanti? Cinque, mi pare, quattro, Tra l'altro, cinque. Cioè. qualche giorno fa, devo dire, ringrazio, mi ha contattato la fanpage ufficiale di Instagram su Fantaghirò. E se pensate, io non sapevo Ah, wow. niente, mi hanno contattato Certo. chiedendo ovviamente alcune scene della diretta, ho fatto sì, potete prenderle tranquillamente. E pensate Fantaghirò che cosa ha creato, cioè veramente ha creato, pure su Facebook, poi sono andato a vedere una marea veramente di
fan club vere e proprie. No, assolutamente. Poi calcola che la cosa straordinaria, secondo me, è che in Italia, bene o male, non è che esistesse una cultura fantasy, cioè noi facevamo l'horror, facevamo tanti altri generi, li facevamo anche benissimo, siamo stati i migliori al mondo. Però il fantasy non era una prerogativa nostra, perché poi il fantasy è costoso, è Forse ovviamente Davide, non so un... se sei d'accordo, era partito un po' come in Cinio con Pinocchio, qualcosa aveva fatto. Sì, però non era il fantasy, come dire, quello roboante, Quello magico eccetera, quasi, esatto. con i draghi, con le magie, con le cose. E quindi inventarselo da zero, come hanno fatto Lamberto, bisogna rendere merito naturalmente anche allo sceneggiatore, a Gianni Romoli, che è Certo. un bravissimo sceneggiatore. Si sono inventati una cosa che ha avuto un successo strepitoso. Poi Lamberto racconta bene all'interno del libro anche la paura che loro avevano nel momento in cui hanno iniziato a fare questa cosa, perché era un salto nel buio. Dopodiché invece si è rivelato un enorme successo. Quindi, no, ma il libro è, secondo me, Infatti molto bello. gli ho chiesto di Fantachiro se vi aspettavate, mentre stavate, dice assolutamente no. Ci aspettavamo che sarebbe piaciuto sicuramente ai bambini, ma il grande successo che ha ottenuto anche negli anni successivi non ce No, l'aspettavamo. non l'avevano calcolato, ma sai, lì sono dei colpi, appunto. Anche lo stesso discorso vale per Demoni, primo film grande prodotto, ma primo film in assoluto prodotto da Dario Argento. Chi poteva immaginare che avrebbe avuto poi un successo del genere? Demoni ha Ecco, avuto... Davide, tu che sei un cultore, che cosa ha colpito di Demoni? Cioè, perché c'è stata quest'onda su Demoni, secondo te? Quali sono stati gli elementi del successo del film, secondo te? Dunque, l'idea era Solo lo molto bella. splatter, non credo, non credo. No, anche perché, francamente, Lamberto non è uno di quelli, come dire, che si compiacciono così tanto dello splatter. Infatti. Io credo che Demoni, almeno se vado con la mia memoria da allora, quando lo vidi, beh, aveva un grande punto di forza che era la storia, cioè questa idea Del che cinema. tu vai al cinema a vedere un horror e i mostri escono dallo schermo e ti aggrediscono, che non è un'idea nuova, perché Mutati e Smutandis c'era La rosa purpura del Cairo, c'erano altri film più o meno in genere, però farlo in quel modo, tu vedi là i demoni e i demoni te li ritrovi in sala, quello era sicuramente un punto di forza, un film molto chiuso, molto claustrofobico, aveva secondo me degli ottimi attori, degli ottimi interpreti. E poi anche, beh, certamente gli effetti speciali, comunque gli effetti speciali allora live, come adesso non li fanno più, perché effetti speciali del genere non li vedi più, ma gli effetti di Stivaletti erano notevoli, cioè quello che gli esce dalla schiena, il coso, i Sì, denti, con i anche le denti, sì. trasformazioni. In più, secondo me, anche proprio delle scene di atmosfera. Non so, penso all'apparizione all'inizio di Michele Soavi quando ha la faccia a metà di metallo che va a dare i biglietti. Ma su Demoni c'è una grossa sorpresa perché, come ha annunciato in parte nell'editoriale Maglio, insieme alla biografia di Lamberto sarà possibile avere anche un volume, secondo me molto molto prezioso, in cui sono raccolte tutte le fasi dal punto di vista del soggetto, sceneggiatura, eccetera, dell'evoluzione di Demoni. E ti garantisco che leggerli è molto, parte molto appassionante, ma anche molto istruttivo per capire come si è arrivati a quel risultato finale, a partire da un primo soggetto che era una cosa di Dardano Senti, Sacchetti. adesso devo fare un po' la giornalista che non sono, cerco di tirarti fuori qualcosa, ma in questa autobiografia, per caso, forse, metterete pure degli elementi, perché Lamberto si è fatto sfuggire, anzi, non l'ho proprio detto, che lui, quando abbiamo parlato di Demoni 3, che addirittura abbiamo avuto la stessa visione, che diciamo, i demoni escono dal PC, dal computer, che è diciamo, i giorni nostri, pure lui aveva avuto questa stessa cosa, perché io ho sempre immaginato un Demoni 3, no? Ci sarà pure qualche, perché ho detto che aveva scritto qualcosa in realtà su Demoni 3, una sorta Dunque, di soggetto, qualcosa del genere. Tu sai no, qualcosa? ti posso dire una cosa che allora, per quanto riguarda Demoni 3, lui spiega in maniera molto dettagliata come all'epoca si passò dal terzo progetto, che dovevano essere i demoni che uscivano dai libri, a quello che poi diventò La la chiesa. chiesa di Michele Soavi, eccetera.
Lui chiude proprio il libro facendo riferimento al, ma non posso dirlo, però insomma, No, non dire, questa no, non idea dire, di un, non dire. questa idea di un eventuale Demoni 3 che è rimasto sempre lì e che non si è mai potuto concretizzare, è una cosa che è stata portata avanti nel tempo. Hanno cercato più volte di farlo, ma anche Sì, perché Stivaletti poi c'è anche una stesso. questione, vero, di diritti, non si sa più chi Sì, firma i perché diritti del film, il adesso problema è i invece. diritti del. Per esempio Stivaletti ha i diritti della maschera, però poi ci sono i diritti dei film, i diritti sul titolo che sono un Però grosso Davide, casino. l'amore e l'orrore è con voi, perché io ho un sogno, de vedere Demoni 3, vedere chiusa la trilogia. Io, Umberto lo sa, mi ha pure parlato in privato di questo, sarebbe bello che ci fosse un Allora Demoni 3. ti dico una cosa che non sa nessuno adesso, te la dico. Allora, qualche anno fa io so che era stata scritta o avevano iniziato a scrivere una sceneggiatura di Demoni 3, all'interno della quale c'era anche quel farabutto di Manlio Gomarasca che aveva collaborato insieme a Lamberto. Stavano cercando di quadrare questa cosa qua e un giorno forse Manlio non aveva voluto dirmi niente, però mi aveva spiegato un po' quale potesse essere questa storia. E io non so se quella cosa lì poi boh, è rimasta nel nulla, forse, sai, ci sono questi film spettri che volano, che aleggiano e presto o tardi magari si incarnano, io non lo so, a me piacerebbe vedere un Demoni Lavoriamoci 3. sopra tutti quanti. Io metterò la mia parte così per ora non me lo Assolutamente, sogno. assolutamente. No, a me Sì, piaceva l'idea sarebbe un mio dei libri. sogno chiudere la trilogia, perché sarebbe A me bello. piaceva molto l'idea dei libri, nel senso che poi, tra l'altro, quando vidi Il Signore del Male di Carpenter, Bellissimo. dici, oddio, cazzo, ma qui escono dai libri le cose, ma questa era una vecchia idea che ci avevano, no? Perché all'inizio Demoni 3, tu lo sai che era nell'aereo che cadeva nel vulcano, No, non lo so, me lo stai no? dicendo tu adesso. Era a bordo di un aereo che cadeva in un vulcano e cadevano in Bellissimo. questo vulcano e si accorgevano che dentro questo vulcano c'erano i demoni e che forse questo vulcano era una specie di anticamera dell'inferno. Poi Madonna. non si è mai capito perché quella roba lì saltò, ma doveva essere proprio un aereo che precipitava in un vulcano e in questo vulcano c'erano i demoni. Io mi sto già innamorando. Potrei Lo stare. annunciò Vabbè. anche Lamberto. Tu pensa che Lamberto e Dario insieme fecero questo annuncio ufficiale di Demoni 3, addirittura in quella trasmissione che conduceva Dario su Rai 2, che era giallo, quello Ah, dove ok. c'era. Lui Grande. invitava i vari. Beh, un giorno arrivò lì Lamberto, diceva: ma lo vogliamo dire? Sì, diciamolo che stiamo preparando Demoni 3, che sarà a bordo di un aereo che cade a un certo punto in un vulcano. Intanto io colgo l'opportunità, mi metterò alla ricerca, perché siccome Lamberto ha detto c'è soprattutto un problema di diritti, perché se uno scopre che ha i diritti li può richiedere del titolo del film di Demoni, perché sembra che non si possa Sì. pensare così. Dobbiamo cercarlo, Guarda, adesso lo cerchiamo. ti suggerisco una cosa in pro domo mea. Se tu recuperi, ma te lo mando io volentieri e te ne faccio omaggio, il libro su Michele Soavi, L'oscuro visibile, c'è una lunga parte dedicata ovviamente a come si sviluppò la Chiesa, nella quale affronto tutti questi problemi legati a Demoni 3, anche ai casini legati al titolo, al fatto che appunto il titolo era rimasto da una parte, loro dovevano continuare con i Cecchi Gori, non potevano più avere il titolo che era di Titanus. Sì, era una faccenda molto complicata. Infatti la Chiesa non uscì come Demoni 3, uscì come la Chiesa. Come la chiesa, infatti, ci fu questa Ma cosa doveva qua. essere Demoni 3. Bene, bene, indagheremo, però Bene. su questo, così cercheremo di sbrogliare la matasse per aiutare Lamberto a fare Demoni 3, perché lui ne avrebbe voglia, cioè l'ha fatto capire un po' in diretta, ne avrebbe voglia, ma non può, appunto, per questa questione un po' di diritti, un po' di cose, quindi poi ha fatto altre cose, giustamente, come il Vediamo giustizio se che ha riusciamo a detto. dargli una mano e a riuscire, se Sì, riusciamo a creare una condizione vediamo un favorevole. po' chi ha questi benedetti diritti, se la Titanus, se ce l'ha qualcun altro, se... Mi ricordo come un vecchio film di Dario Argento, uguale in qualche modo, sempre Sì, questi diritti, certo. eh. Perché stiamo parlando del terzo film, no? Quattro mosche no, di Veluto Grigio, ho letto tutta l'epopea sul libro di Luigi Cozzi e di Dentori, quindi immagino, vabbè, sarà una cosa del genere sicuramente. Poi una piccola cosa che può essere risolta come poi venne risolta dopo tanti anni per Quattro Mosche di Veluto Grigio. Certo, Davide, certo. siamo arrivati alla fine. Di già.
È volato il Visto che è tempo. passata un'ora, non vorrei stare qui a parlare tantissimo. Noi ci vediamo il prossimo mese. Io ti, Davide, ti auguro questo, sia per te che per te non è stata un'annata facile, senza No. entrare dentro i dettagli. Io ti voglio bene, sappilo, sto Ti sempre accanto, dove ringrazio. posso, per qualsiasi cosa ci sono sempre. Spero vivamente che tu possa passare delle festività, non dico le migliori, perché sicuramente non lo saranno, è inutile, insomma, starci a prendere in giro. Certo. Però, insomma, nel Ti migliore dei ringrazio modi, per me. questo sì, nel migliore dei Assolutamente modi, anche a questo sì, te, sicuramente. alla tua famiglia, al tuo compagno, ai tuoi cani, ai tuoi gatti, alle tue bestiole che vedo Le mie bestie che stanno qua, che fanno parte della sono famiglia, sempre. naturalmente. Certo, Ti voglio bene, certo. Davide, ci vediamo sempre sui Anch'io. social. Ciao, Ciao grazie. bella. Ciao. Grazie a te. Ciao. A te.